Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Eccoci qui in un nuovo appuntamento, una nuova puntata con Good Morning Milano. Sono le 12.31 in questo istante di oggi, 17 aprile 2019, mercoledì, con voi in compagnia di una graditissima ospite, una graditissima, grandissima cantante qui con noi, Marina Morozova. Buongiorno Marina. Buongiorno Fabio. Innanzitutto vorrei ringraziare lo studio Milano All News per vostra ospitalità e Ma ovviamente grazie te. mille, ma grazie mille a te Marina, perché insomma oggi parleremo del canto, oggi parliamo di canzoni, di quelle musiche che spesso e volentieri noi italiani, creatori di tutto questo, però sottovalutiamo ogni tanto, ci dimentichiamo di aver fatto tutto questo. Purtroppo sì, adesso diciamo come adesso, un po' il bel canto sta andando, diciamo, via, però ci sono persone, per esempio come me, come altri musicisti, quelli che hanno studiato al conservatorio, Giuseppe Verdi di Milano e altri conservatori, quelli che organizzano concerti per non dimenticare questa cultura italiana. Però Sì. è interessante sapere che appunto non dimentichiamo la cultura italiana grazie a un soprano russo, però insomma Sì, anche è interessante perché sì, io sono questo, appassionata di Italia, di Milano e il mio dovere, tu diciamo, Marina, di... da dove arrivi Marina tu Io precisamente? sono di San San Pietroburgo, Pietroburgo. sì, è una bellissima città, quella che è stata, la maggior parte delle città è stata costruita da italiani, architettori Ecco. italiani, perciò Italia nel nostro cuore, diciamo. Cioè, insomma, l'influenza italiana quindi l'hai sentita fin dalla giovane età. Invece, questa passione per il canto quando è nata? È nato quando ero, diciamo, bambina, insegnanti hanno scoperto questo talento e hanno detto che devo studiare, devo proseguire questa non è facile strada. E ho iniziato a prendere lezioni, poi sono entrata all'accademia, diciamo, già parlo direttamente dell'Estonia, Sì? estone, poi ho vinto un Erasmus, stipendio Erasmus, e quello che mi ha dato possibilità di venire in Venire in Italia, Italia. sì, a Milano, per un anno. Ho studiato un anno al Conservatorio di Giuseppe Verdi di Milano e ho capito che non mi bastava questo anno per imparare bene la lingua italiana e per capire meglio la tecnica di bel canto e mi sono rimasta qui. Sei rimasta qui, insomma, hai continuato però a fare appunto del canto la tua ragione di vita, perché insomma, sappiamo, hai fatto tantissimi concerti tu, Marina, ne fai tanti, però il legame con la Russia comunque è forte ed è rimasto, Certo, giusto? perché ci sono i miei genitori di là, a San Pietroburgo, la mia mamma, la saluto, mamma, privet, perché mi ascolta Vabbè, insomma, magari. Milano News effettivamente non ha confini, essendo su internet possiamo Sì, arrivare ovunque nel certo. mondo. Poi adesso sto collaborando con il Museo Russo Statale di San Pietroburgo, quello che è molto importante, faccio concerti in grandi palazzi lì, però sempre torno qui a Milano. Io ce l'ho adesso due paesi. Sì, Ormai insomma, sai, sei cittadina sì. di entrambi, cittadina di Milano e di San Pietroburgo, tanto che a Milano appunto l'11 maggio farai un interessante concerto, Sì, giusto? a Cosa, Milano. raccontaci Sì. bene. A Milano 11 maggio farò un concerto a due passi da Duomo in un locale, diciamo non locale, una sala Ambrosianium si chiama, dove presento le nuove canzoni, canzoni molto popolari russi, poi canzoni ovviamente italiani e napoletani perché mi piace molto la musica anche napoletana. E ovviamente saranno balli russi, un po' di cultura russa e ovviamente Ma italiana. come nasce questo amore appunto per l'Italia? Nel senso che non sei la prima che appunto arriva a raccontarci questo amore che un po' ci fa quasi vergognare perché insomma noi non l'amiamo a volte così tanto nel nostro paese, a volte noi siamo un po' resti Perché voi ad siete qua? amarlo così tanto questa Italia. Tu sei innamorata persa dell'Italia. Certo, ma perché dovete andare in Russia adesso vedere che tempo è, che adesso sta nevicando? Ancora? E quando io posso dire che quando io sono venuta in Italia, prima volta, io non sorridevo mai e perché non siamo abituati, siamo un po' chiusi, un po' seri, magari il tempo, magari un po', non so, la vita non è così solare come qua, magari manca sole, non lo so. Però dopo anni in Italia ho iniziato a sorridere e non lo so, portare questa gioia e felicità, diciamo, alla gente e grazie Italia, veramente, perché c'è sole, perché c'è gente, quelle che ti saluta, tu vai sulla strada, dicono
rispondere ciao bella anche una persona sconosciuta. In Russia non esiste questa cosa. Non sempre è una cosa positiva, lo dico, ma attenzione. Sì, però fa piacere lo stesso, anche se un straniero, però se tu vai in Russia e qualcuno ti dice a donna che ciao bella, tu guardi strano, dici un pazzo, cosa vuole da me, spaventi subito. Invece qui è normale, e perciò come si può non amare te? Anche perché non è normale vedere magari una come te, Marina, insomma, così bionda, così con questi occhi di ghiaccio, no? Insomma, quindi immagino. Però appunto, l'amore è quello per la canzone, appunto, per il bel canto. Quali sono le tue, i tuoi pezzi, i tuoi cantanti, le tue opere preferite? Io adoro il compositore Puccini, se parliamo dei compositori classici, diciamo, anche Verdi ovviamente, ma mi piacciono anche canzoni, come ho già detto, napoletani, bellissimi, in realtà non sono facili da cantare, ci vuole una bella forza, veramente. Poi già ce l'ho due miei inediti, e uno si chiama Mia Milano, proprio dedicato a Milano. varie canzoni, adesso mi piace molto musica anche crossover, quelle che canta per esempio Bacelli o Alessandra Safina, sì. Perciò il mio repertorio è molto vario. Se venite al mio concerto, chi è già venuto sa che non canto solo pezzi d'opera, magari un paio d'aree d'opera famosi, però maggior parte proprio un mix delle canzoni popolari, quelle che sanno tutti, quelle che possiamo cantare insieme, così nessuno non si annoia e non scappa. Beh, allora, io comunque devo chiederti di cantare un pezzo, quindi poi preparati, perché insomma un pezzo lo voglio sentire. Cosa mi fai sentire appunto, se dico di... Visto che oggi è un bel sole, posso cantarvi una canzone, vabbè, quelli che conoscete tutti, se possiamo cantare adesso tutti insieme, o sole mio. Dai, allora, dai, fai sentire un attimo un pezzo. Mi spiace che non siamo attrezzati, non abbiamo... Devi fare niente, così. Un acustico perfetto. Ah, c'è una bella acustica, ottimo, ho fatto la meno male. Che bella cosa, una giornata al sole, un'aria serena dopo una tempesta, un'aria fresca, parigiana e festa. Che bella cosa, una giornata al sole, potevamo metterli, però un bello acustico, posso dire, possiamo fare concerto anche qua. Vuoi venire a provare, noi ti diamo lo studio per provare, per fare le prove, non c'è problema. Davvero, questo è quello che appunto, questo è un assaggio, un piccolissimo assaggio di quello che potete vedere appunto l'11 maggio. Ricordiamo bene dove, come. Sì, 11 maggio alle 16:30, sala Ambrosianium, proprio via delle ore 3, a due passi da Duomo, okay. Inizia alle 16:30 e finisce alle 6. Poi volevo dire che anche siamo contenti sempre a vedere e bambini e giovani ragazzi, perché io sto cercando di, magari a bambini sempre faccio qualche piccolo pensierini, regali, così li attiro attenzione per venire al concerto, perché secondo me da piccolo, quando cresce, già i genitori devono portarti a questo concerto, così il bambino da solo non capisce cos'è opera e poi alla fine cresce e non vuole venire perché dice noioso, invece io sto facendo un po' divertimento, così siamo contenti anche ai piccoli. Insomma, davvero avete sentito, insomma, una voce pazzesca quella di Marina. Tra parentesi, non credo che le 12:30 sia l'orario migliore per cantare, e soprattutto seduta sulla seggiolina qui, quindi insomma davvero complimenti, perché insomma sì, anche grazie, la situazione grazie, era Fabio. Delle migliori. Insomma, questa è la musica comunque che davvero voi all'estero amate tantissimo. Certo. Come certo. possiamo fare noi italiani a ritrovare l'amore per questo tipo di canzoni?
Non lo so, venite più spesso ai concerti. Ah, beh, può essere un'idea, effettivamente. Veramente, perché il problema adesso che è di oggi, diciamo che è proprio, non è il discorso di, non è il discorso, è proprio alzarsi e andare al concerto e venire al concerto. A volte un po' di pigrizia, non hai voglia, proprio tu devi venire e poi vedrai che veramente ti piacerà, piacerà ai tuoi figli, perché a me succede spesso che la gente viene o da sola o insieme, una coppia, per esempio, dicono: va bene, vado a vedere, andiamo a ascoltare, proviamo, poi arrivano in 5, in 10, veramente, e mi fa molto piacere. Per questo però devo cambiare sempre il un po', perché non posso ripetere le stesse cose. Sì, Giustamente. sì. Ah, come dicevi, ti fa piacere. Quali sono le più grandi soddisfazioni che hai avuto finora? E i miei concerti, assolutamente, perché io veramente faccio da tutto il mio Ce n'è uno in cuore. particolare che ti è rimasto nel cuore? Particolare, magari quando ho fatto in Estonia, in una sala per 1500 persone, il mio Wow. gallo concerto con un baritono famoso, quello che ha partecipato a The Voice, era finalista, e lì sì, era bellissimo. Però posso dire che una cosa, quando tu sul palcoscenico davanti a 1500 persone, tu non vedi quasi nessuno perché sul palcoscenico c'è luce, invece in Ok. sala è buio. Invece, quando tu, per esempio, come noi adesso nello studio, oppure siamo in sala piccola, quando non c'è neanche il palcoscenico o un pochino, sì, giusto per diciamo, un Solo pochino, per alzare. sì, è più ansia, Ah, perché senti più tu dici stretto, 1500 non li come se vedevo, fosse, sì, come quindi se vabbè. fosse, non so se si può dire, come se fosse nudo, ma non Sì, nudo, nel ma gente senso. osservata Sì, proprio nel tuo intimo. proprio intimo, tu vedi occhi Infatti, quando hai, cioè, la voce ti si accorta anche tu, molto probabilmente di avere una bellissima voce, però uno, cioè, come dire, può avere una bella voce e cantare solo sotto la doccia, come si dice in quei casi, sì. oppure decidere di andare e mostrarsi al pubblico, appunto, rischiando appunto di mostrarsi nudo in un certo senso, no? Quando hai avuto il coraggio e come avviene questo passaggio tra il canto per me e il canto per voi? Proprio questo anno, a 10 anni da quando ho iniziato proprio la mia, diciamo, carriera sul palcoscenico proprio, Ah, sì. ok. Nel 2009 abbiamo fatto un concerto a San Pietroburgo, abbiamo preso un bel palazzo per 200 posti, abbiamo fatto entrare tutti gratis e così volevo vedere come la gente reagisce. Su di me, diciamo, sulla mia arte, sulla mia voce. E quando ho visto che veramente sono felicissimi, escono proprio pieni di emozioni, ho capito che, vabbè, si può proseguire, nel senso che ho fatto così. Il repertorio che possiamo aspettarci l'11 maggio, che tipo di repertorio è? Sempre canzoni, un po' di canzoni napoletane, magari alcune arie d'opera, ma giusto uno o due, poi magari qualcosa della musica di crossover, perché mi piace Ricordiamo molto. cosa intendi per musica di crossover. Repertorio di Bocelli, come Ok. Time to Say Goodbye, per esempio, sì, e tanti altri. Poi, vabbè, mi piacciono molto musica dai film, Ah, dai diciamo, film, colonne anche come sonore. Gladiatore, bellissimo, sì. Vediamo se riesco a fare. Con accompagnamento di pianoforte. E poi saranno anche balli russi, mentre io canto magari Kalinka Malinka, perché italiani impazziscono Sempre per vogliono quello. Kalinka Malinka. Ricordiamo com'è che fa, ricordiamo qual è. Kalinka, Kalinka, Maya, Sadu Yagda, Malinka, Malinka, Maya. Sì, è vero, diciamo che è una di quelle cose per cui gli Sì, italiani e vanno mentre matti. canto queste canzoni, Noi diciamo abbiamo delle alcuni. cose, so che abbiamo delle cose dall'est che ci. Questa, il sirtaki, un'altra cosa con gli italiani. Katiusha. Sì, non so, chissà perché, ci sono queste cose con cui noi italiani andiamo matti. Comunque non vi facciamo annoiare, Questo mi sa che diciamo. infatti, questo abbiamo capito, poi anche con questa risata contagiosa di Marina, insomma, non ci si può mai annoiare. Grazie. Appunto, le canzoni dicevi sono molto varie. Io sono molto curioso della canzone del tuo inedito invece su Milano. Hai detto che è un inedito su Milano. Sì. Com'è nata la storia di questa canzone? Chi l'ha scritta? No, è sempre scritto un compositore russo di Sì? Mosca. Lui ha fatto una bella musica e poi ho pensato cosa posso, quale parole mettere sopra, a cosa posso dedicare questa canzone, a mamma, amore, qualcosa. No, abbiamo pensato che è a Milano proprio perché Ed è in sì. russo o in italiano? È in russo e in italiano. In russo mi ha scritto un scrittore Ok. russo,
invece in italiano abbiamo fatto con mio marito. Sì, Ah, abbiamo scritto noi con hai mio fatto marito diventare Mario compositore Nuovo. anche, hai fatto, ma il tuo Sì, marito fa tutto, diciamo. compositore, fotografo, direttore delle riprese, penso che fa la Sì, diretta, organizzo questo, cioè concerti. veramente, manca la santità, che però credo che arrivi a breve, anche per il povero marito di Maria, insomma devi farlo santo, che ti segue ovunque, io Sì, vedo sempre che ti segue, bravissimo. facciamogli veramente un applauso e complimenti anche a lui che ti Certo, sta il mio supportando in amore. tutto quello che fai. Beh, ma io questa, si può sentire un pezzettino di questa qua che è su Milano? Non scorderò la mia Milano, io e te saremo insieme, tu che mi hai preso per mano, tu che mi hai mostrato la strada, oh mia Milano, che storia sei per me, il mio cuore batte Vabbè, un po' complimenti, Aida, delicata perché bellissima. non posso No, infatti, no, no, urlarmi anche perché sennò poi le che. regie mi impazziscono con i volumi dei microfoni, quindi meglio così, Marina. Per arrivare a cantare così, cioè, ci si nasce, si deve studiare, ma comunque, cioè, com'è? Una bella lunga strada, non è facile. Sì, ovviamente che talento già avevo, diciamo, dall'inizio, grazie a Dio, sì, grazie alla natura, Cioè, la natura ti deve però predisporre in un certo sì, senso. è così. Però il timbro della voce, sì, diciamo, colore della voce, questo già mi ha dato natura. Invece, poi solo lavorare, cantare tanto, andare a partecipare ai concorsi, poi davanti alle persone cantare, non avere paura perché l'artista nasce e cresce sul palcoscenico solo lì, non in doccia. Quindi hai fatto, bravissima. Ci sono tante ragazze, magari ragazze Sì. e ragazze che hanno una bella voce, che sanno cantare, però poi dici, dai, tu sei pa... No, no, mi vergogno. Adesso E il lì si problema. rischia proprio di... Sì, e conosco tanti ragazzi, quelli che hanno questo problema che al conservatorio durante 5 anni quando studiamo lì siamo diciamo sotto protezione dei maestri, siamo sotto protezione di questi muri, sì, del conservatorio, tu canti, puoi sbagliare, puoi fare errore, puoi ricantare, eccetera, eccetera. Invece quando tu finisci il conservatorio, hai preso il diploma, non so, certificato, basta, sei perso, nessuno non ti trova lavoro adesso e funziona così Eh beh, sì. purtroppo, non come nei tempi, nessuno non ti aspetta e tu non sei capace di cantare davanti al pubblico perché 2 volte all'anno più o meno fai esame davanti a qualcuno, invece bisogna sempre fare pratica, sì, quelle che io facevo Tu sempre, sempre. infatti, Marina, ti ripeto, poi se per fare pratica lo studio qui è disponibile, visto che hai detto che c'è una buona acustica, se vuoi venire qua non c'è Prossimo problema. concerto faremo Facciamo qua, qua, lo facciamo a per pochi Milano intimi, All News. per pochi intimi, si può fare 7-8 persone, ci stanno e lo facciamo per quei fortunati che potranno assistere a questo Volentieri. private concert di Marina Morozova negli studi di Milano News. Siamo in chiusura, Marina, quasi. Ricordiamoci allora per l'ultima volta bene l'appuntamento dell'11 di maggio. 11 maggio. Sala Ambrosianium in via delle ore 3 alle 16:30. Vi aspetto con un grandissimo piacere. Avete visto la locandina? Comunque nelle nostre costi commenti nella diretta trovate tutti i link agli eventi, alle pagine anche di Marina, in modo da potersi mettere in contatto con lei, anche se avete voglia di portarla magari a fare un concerto nelle vostre parti, perché no? Insomma, Sì, adesso certo. inizia la bella Io stagione, sono stata magari, anche in no? Giappone già. Infatti, poi adesso inizia la bella stagione, si sa che insomma Milano pullula di attività sia in città che fuori città, perché no? Un bel concerto, Certo, sempre magari in qualche volentieri. bella villa, no? Che ce ne sono Certo, tante intorno a sì. Milano, con Marina Morozova, perché no? Insomma, Sì, quindi se ci state sì. seguendo, tutti i contatti ci sono. Marina, grazie mille davvero di essere stata qui con Grazie a noi. voi, è stato grandissimo piacere e onore Piacere è stato per nostro, piacere è stato nostro. Ci vediamo quindi l'11 maggio alle me. Alle 16:30.
dove? Ambrosianium, via delle Perfetto. ore 3. Ok, questa cosa è difficile, però. Sono le 3, ma alle 16, attenzione, quindi sono due cose diverse. Davvero, trovate tutti i contatti nella nostra diretta. Grazie mille, Grazie. Marina. Adesso per chiudere vi lascio anche io cantando una canzone che però canterò dopo la sigla, così non potrete sentire. Grazie mille, arrivederci a tutti, ci vediamo domani. Buona sera, buona Arrivederci. giornata.